Restiamo sempre in un blocco dedicato ai ragazzi di Natia Chandra. La danza e la musica non sono solo grazia o armonia, ma anche il linguaggio per comunicare e far vivere un'esperienza in modo intenso. Ciò è ottenuto nel canone indiano grazie a Rasa e Bava. Rasa è l'emozione che può essere vissuta e assaporata. Bava è lo strumento attraverso il quale è possibile trasmettere e apprezzare questa emozione. Nel famoso Trattato delle Arti, il Natya Shastra, sono descritti in Avarasa le 9 cardinali emozioni vissute dalla donna e dall'uomo. Queste 9 cardinali emozioni le andiamo a vedere in sequenza. La prima, amore e bellezza. Divertimento e gioia. Tristezza, dolore, compassione. Rabbia, furia. Coraggio, eroismo. Paura, terrore. Disgusto, repulsione. Meraviglia, sorpresa. E per finire, pace e tranquillità. Queste espressioni sono il cuore di ogni racconto danzato.